Sulla cima di una collina e con l'aspetto simile ad un presepe, il balcone della Ciociaria è un borgo tutto da scoprire. Annoverato fra i borghi più belli d'Italia, ed ha ragione, perché il piccolo paesino che diede i natali a Nino Manfredi è un vero e proprio gioiello. Ubicato sulla linea di confine che divideva lo Stato Pontificio e il Regno di Napoli, Castro ha origini antichissime. Il suo nome significa infatti castello o fortezza. Nella sua lunga e travagliata storia di piccolo borgo, il periodo più buio lo ebbe durante la Seconda Guerra Mondiale. Assalita e saccheggiata, Castro fu teatro anche di atti di violenza gratuita contro le donne. Ed in memoria proprio di queste ultime è eretto nel centro cittadino il monumento alla mamma Ciociara, che rappresenta ed onora tutte le donne ciociare vittime dei soldati francesi durante il secondo conflitto mondiale. L'opera fu realizzata nel 1964 dallo scultore Fedele Andriani in marmo di Carrara. La triste storia delle violenze contro le donne ciociare è raccontata magistralmente nel film La Ciociara di Vittorio De Sica, tratto dall'omonimo libro di Alberto Moravia. Della sua vecchia cinta muraria oggi rimane solo l'andamento ad anello di via Civita, mentre l'accesso più suggestivo è quello da Porta della Valle, con le viuzze strette, lastricate in cotto e le casette in pietra nuda a fiancheggiarle. Passeggiare tra i vicoli di Castro dei Volsci ha anche di poetico. Tre porte immettono nel circuito più esterno, Porta dell'Orologio nella seconda cerchia muraria. Ma è il centro storico tutto uno splendido intreccio di stradine e di piazzette, che è un piccolo gioiello. Visitarlo è splendido in ogni periodo dell'anno, ma è durante il Natale che si trasforma in un vero e proprio presepe, con gli abitanti che sfilano in costume d'epoca e le vecchie botteghe che riempiono le vetrine di oggetti della tradizione. Santa Oliva è la santa protettrice del borgo, cui è dedicata l'omonima chiesa, le cui origini si fanno risalire al 1100. Si accede alla chiesa da un grande portale di bronzo di notevole pregio estetico. Al suo interno spiccano le numerose cappelle laterali che conservano opere pittoriche interessanti. Il principale monumento storico di Castro è però la chiesa di San Nicola, il cui nucleo originario risale al secolo VI ed è dedicato al santo protettore di Bari. La chiesa, ben conservata e recentemente restaurata, è un esempio di architettura paleocristiana dell'Alto Medioevo. La visita a Castro dei Volsci non può ovviamente tralasciare l'aspetto culinario. La Ciociaria è infatti famosa per la sua cucina povera ma gustosissima, e Castro non è da meno. Piatto base è il pane, singolarmente chiamato fallone, preparato con farina di grano turco, da cui il famoso colore giallo. Con la farina di grano turco si cucinava anche la polenta e la pizza alla urunza. Dall'impasto di farina di grano deriva anche la maggior parte dei primi piatti, i maccaruni, i capillini e la reacchia d'asino. Famosissima e richiestissima anche oggi dai turisti, la minestra di pane, così come i fagioli con le cotiche e il conosciutissimo sanguinaccio, che è il dolce tipico della zona. Accanto al turismo enogastronomico, Castro dei Volsci attira i visitatori anche per la splendida natura in cui è immerso, che non solo rende le gite piacevoli e rilassanti, ma che rappresenta anche un ottimo punto di partenza o di approdo per gli amanti del trekking.